Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Proprio ieri sera stavo guardando così per aggiornamento le linee guida europee, nate quindi dal Congresso europeo di andrologia, le linee guida per il trattamento della disfunzione erettile. Le novità sono che chiaramente, ma onestamente penso sia l'approccio giusto che personalmente ho sempre fatto, quello di mettere al centro della nostra visita, del nostro percorso, la persona, non quanto paziente, ma anche proprio come individuo, e quindi tutto contestualizzare, quindi il suo problema, che io non definirei del tutto malattia, talvolta è un disagio, anche sotto vari aspetti, da quelli culturali, socio-economici, psicologici. È importante per relazionarsi con la persona, per fare un confronto e per capire quale può essere anche la terapia più adatta per una sua compliance successiva. Si è evidenziato molto quanto lo stato depressivo influenzi l'erezione e quanto la disfunzione erettile sia causa di depressione. Questo può essere un ragionamento ovvio e scontato, no? È chiaro che se c'è un'erezione non perfetta, l'uomo comunque ha una perdita dell'autostima e chiaramente un accenno anche di una depressione, di un umore non al massimo. Io collegherei però il tutto anche, sapete che è un po' il mio orientamento, su un fatto ormonale. Se io ho un calo di testosterone, posso avere un calo dell'umore e un'erezione non perfetta. Quindi sì, valutare l'aspetto psicologico che è fondamentale, ci mancherebbe. Lo psicosessuologo dovrebbe sempre lavorare a fianco all'andrologo e viceversa. Ma consideriamo anche l'assetto ormonale, come il testosterone, magari non a livelli ottimali, possa influenzare umore ed erezione. A parte questa mia piccola osservazione, un altro aspetto particolare è stato quello di personalizzare la terapia anche sempre in base al paziente, una sorta di tailoring, di terapia sartoriale, quindi non più gli step a cui siamo abituati, compresse per bocca, se non funzionano al prostatil enduretrale o iniezioni, se non funzionano terapie fisiche con onde d'urto, fattori di crescita, cellule staminali, se non funzionano la protesi. Questo chiaramente è un percorso ovvio e giusto. Però quello che consiglio alle linee guida è di far passare, se serve, anche terapie di seconda linea, per dirvene una, le onde d'urto a bassa intensità o i fattori di crescita, questi ultimi ancora non totalmente rientrati nelle linee guida, anche come terapia di primo livello. Se il paziente ha un problema sicuramente e documentato di tipo vascolare, potrebbe giovarsi immediatamente dell'uso delle onde d'urto a bassa intensità, senza passare obbligatoriamente all'uso esclusivo del farmaco o magari associarlo. Su questo sono chiaramente d'accordo perché le linee guida sono tracciate da colleghi molto più esperti di me. Io considero sempre anche costo-beneficio. Tutte le terapie fisiche proposte, le onde d'urto, i fattori di crescita non sono forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi anche un occhio a quello che è l'impegno economico. Quindi personalmente preferisco sempre iniziare dal gradino più basso anche per l'impegno economico e poi in base al risultato decidere quali siano ulteriori sviluppi terapeutici. Dove non mi sono trovato in totale accordo è sulla diagnostica, che sicuramente l'assetto lipidico, l'assetto glicemico, sulla parte ormonale ci si è concentrati solo sul testosterone. Io ne parlo spesso, non c'è solo il testosterone. Esiste il DEA, esistono gli estrogeni, un estrogeno alto, un estradiolo alto inibisce il testosterone, riduce l'erezione, sopprime l'asse HPTA. Quindi è importante conoscere anche gli altri ormoni che sono intorno al testosterone, i suoi precursori, i suoi derivati e i suoi antagonisti, come anche alcuni metaboliti. L'omocisteina, un'omocisteina alta inibisce il rilascio di ossido nitrico, una vitamina D bassa ha un potere distruttivo nei confronti della potenzialità vascolare. Quindi, personalmente, in una persona che ha un problema di erezione, esclusa una chiarissima componente psicogena palese, se è una persona problematica con un partner e va benissimo con l'altro, è chiaro che c'è una componente di tipo situazionale, non c'è un problema ormonale o vascolare. Il problema c'è quando il disturbo erettile è in tutte le occasioni: autoerotismo, erezioni notturne misurate con Ligi scanteste, partner diversi. Allora lì ci si concentra sul problema organico. Ecco, un piccolo video, una riflessione su come giustamente tutto va personalizzato, come chiaramente tutta la parte diagnostica e terapeutica è da confezionare intorno al paziente. Io faccio sempre
Un esempio, non per la categoria in sé per sé, l'ortopedico forse scherzosamente ha vita più facile perché se ho una lesione della cuffia dei rotatori è quella, faccio la risonanza, non devo parlare più di tanto con il paziente del suo aspetto sociale, economico, psicologico. È una lesione alla spalla, facciamo la risonanza e programmiamo l'intervento. La disfunzione erettile, io dico, ha 50 sfumature di grigio, come nel romanzo e come nel film, e quindi l'ira di rosso io le chiamo di grigio perché faccio l'ecografia che è fatta da sfonda da varie sfumature di grigio e quindi cerchiamo insieme di capire qual è il giusto percorso. Con questo vi saluto e vi auguro una buonissima giornata.